Quale fu il motivo per cui Socrate fu processato e condannato? Fu accusato di insegnare dei principi morali contrari alle leggi dello Stato. Perché? Che cos'è la morale? Quali erano quei principi morali contrari allo Stato che Socrate voleva insegnare? Per prima cosa abbiamo sempre detto che la morale è quella molla che spinge l'uomo ad agire in un modo piuttosto che un altro e questo implica che ci insegna a distinguere il bene dal male, perché io sceglierò di compiere il bene, non sceglierò di compiere il male. Ma da dove questa morale veniva secondo Socrate? Che cosa c'era di tanto sbagliato che lui insegnava ai giovani? E tutto qui il problema, che Socrate fu assolutamente dirompente nei confronti della società ateniese e fu assolutamente moderno. Oggi riterremmo tutto naturale ciò che lui diceva, mentre invece in realtà all'epoca fu fortemente contestato. Per prima cosa, lui sosteneva che ci fosse dietro di sé un demone che lo consigliava continuamente su quello che doveva fare. Questo era morale, cioè gli diceva che cosa era bene e che cosa era male. Nell'ignoranza del tempo, gli ateniesi pensarono che questo demone fosse un dio contrario a quelli che erano gli dei universalmente riconosciuti dallo Stato. Ma in realtà Socrate che cosa voleva dire? Lui non voleva parlare altro che della coscienza, cioè ciascuno di noi ha dentro di sé una propria coscienza che gli dice di per sé che cosa è bene e che cosa è male. Cioè Socrate non diceva altro che noi dobbiamo affidarci alla ragione che ci guiderà nello scegliere il bene o il male. Quindi non insegnava ai giovani a credere ad un altro Dio, insegnava ai giovani semplicemente a guardare bene dentro se stessi per saper scegliere. E quindi questa virtù, cioè l'essere bravi nello scegliere, com'era interpretata da Socrate? Socrate diceva che non si nasce già sapendo, ma che bisogna essere educati a saper scegliere e quindi a sapersi comportare come buoni cittadini nella vita. E il suo compito, quello che lui aveva abbracciato, ricordiamo, gratuitamente, a differenza dei suoi amici sofisti, era di scegliere sulla base di una verità che fosse unica per tutti e non diversa per ciascuno di noi, perché ciò che Socrate contestava ai sofisti era il fatto che secondo loro ognuno di noi aveva una sua propria morale e quindi delle sue regole di comportamento e che quindi qualunque comportamento sarebbe stato giustificato. Invece Socrate sosteneva che dal momento che la virtù può essere insegnata, allora nel momento in cui noi riceviamo un insegnamento positivo sul nostro comportamento, sicuramente non sceglieremo il male, perché la nostra ragione ci guiderà nella giusta scelta. Ora, i greci che cosa intendevano per virtù? Per virtù intendevano il modo ottimale di essere qualcosa, che significa? Facciamo un esempio. Qual è la virtù ottimale di un cane? Da che cosa noi distinguiamo un cane, ad esempio, da un gatto o da un altro animale? Lo distinguiamo perché? Perché il cane è fedele, abbaia, difende il suo padrone. Allora la virtù del cane sarà quella di essere un animale fedele che difende il suo padrone. E qual è quella caratteristica che distingue l'uomo rispetto agli altri esseri viventi? È la capacità di ragionare. Quindi l'uomo virtuoso sarà colui che è capace di ragionare.
che è capace di utilizzare la ragione per scegliere tra il bene e il male. I sofisti in generale, che pure essi erano greci, virtuosi non si nasce, ma si diventa virtuosi attraverso la cultura del luogo che loro chiamavano paideia. Solo che la differenza con Socrate è che questa cultura poteva essere diversa a secondo del luogo di appartenenza e quindi insegnare precetti morali diversi, mentre invece per Socrate lo stesso la virtù è un dono che si conquista, però non è che si conquista dall'esterno, non te la insegnano gli altri dall'esterno. Il buon insegnante è quello che ti insegna a trovarla dentro te stesso e dentro te stesso troverai la stessa verità, la stessa morale che c'è in tutti gli esseri umani, perché tutti gli esseri umani sono dotati di ragione e questa ragione è uguale per tutti. L'importante è saperla trovare dentro se stessi. Quindi, per Socrate, abbiamo visto, la vita è ricerca, tutta la sua vita filosofica è ricerca. Lui parlava dell'arte della maieutica. Maieutica, abbiamo detto che è l'arte di far partorire, così come la madre faceva partorire le donne, cioè faceva sì che i figli uscissero dal grembo materno in maniera facile, semplice. Allo stesso modo lui insegnava i giovani a partorire attraverso la maieutica la verità che era dentro ciascuno di loro. E tutto questo solo e soltanto attraverso la cultura, che non è un sapere imposto dall'esterno, non è un sapere definitivo, ma è una continua ricerca. Infatti, per Socrate il vero sapiente è colui che sa di non sapere, perché soltanto colui che sa di non sapere sarà alla ricerca continua della verità e della morale, cioè di quei principi che regolano il bene e il male. Questi principi, la cosa importante è che sono universali, cioè valgono per tutti. Non è ammissibile che ognuno degli esseri umani abbia un principio morale diverso da quello degli altri. Quindi, per Socrate, la virtù è scienza del bene, proprio perché aiuta a trovare dentro se stessi quella molla che ci spinge a fare il bene. E qual è il bene? Quello di condurre una vita senza eccessi, una vita che sia misurata e che sia consapevole. E da questo quindi deriva un paradosso socratico importante, cioè Socrate sostiene, a differenza di tutti i suoi contemporanei, che chi compie il male non lo fa perché è cattivo, ma lo fa semplicemente perché ignora il bene, perché non lo conosce, perché non gli è stato insegnato a trovarlo correttamente dentro di sé. E quindi la condizione perché gli uomini agiscano secondo le leggi dello Stato, e quindi facendo il bene, sia che essi siano educati, abituati a conoscere il bene, a trovarlo dentro se stessi. Questo si chiama intellettualismo etico. Quindi sapere cos'è il bene renderà impossibile qualunque azione malvagia. Ecco quindi che troviamo di nuovo i paradossi. Mentre i paradossi di Zenone volevano dimostrare per assurdo che le tesi dei pitagorici erano paradossali, appunto assurde, non erano ammissibili, invece i paradossi dell'etica socratica vogliono dimostrare che ciò che ci sembra assurdo in realtà può essere vero. Perché il primo paradosso dice: nessuno pecca volontariamente e chi fa del male lo fa per ignoranza del bene. Per la mentalità comune sarebbe assurdo questo, perché chi fa del male sa di fare del male e lo fa deliberatamente. Il secondo paradosso invece di Socrate dice: è preferibile subire il male piuttosto che commetterlo. E quindi anche in questo si vede la profonda azione morale
etica di Socrate che pur di non commettere il male preferisce subirlo. Guardate che dietro questa morale socratica c'è tutto quello che accadrà poi successivamente con la morale cristiana, perché quando Gesù Cristo dirà porgi l'altra guancia, dirà esattamente questo: pur di non dare uno schiaffo, tu di non compiere il male, subiscilo, prendi gli schiaffi dagli altri. E fu esattamente ciò che Socrate fece quando fu processato e poi accettò. Pur di non educare i giovani ad andare contro lo Stato, accettò di bere spontaneamente il veleno, la cicuta che lo uccise.